Oggi voglio tornare a parlare assieme a voi di chiaroveggenza. Tante persone aspirano ad avere questo talento, diciamo, di poter vedere immagini e a volte uno si chiede: ma io sono dotato di questo talento? Io sono capace, allenandomi un po' e seguendo un certo percorso, ad arrivare a tanto? Beh, oggi io con questo video di risposta, e chiamiamolo appunti di viaggio perché non do un particolare rituale, rispondo a Francesca. Francesca Annalisa, nello specifico, la quale mi fa una domandona lunghissima, tant'è che io ho sottolineato le parti, diciamo così, da leggere perché sono sufficienti, e dice: parlando della chiaroveggenza, ti chiedo, riferendosi a me, di spiegarmi se c'è qualche modo per capire se questa dote magari ce l'ho e vuol venire fuori oppure è latente. Di mio posso dirti che da piccola, ma anche da ragazzina, continua lei, capitavano periodi in cui mi sentivo come disturbata da qualcuno o da qualcosa. Soprattutto in camera mia andavo a dormire, avevo una fifa blu, e istintivamente una volta ho chiesto: lasciatemi in pace, andate via. Quindi lei dice, sia da bambina che da ragazzina un po' più cresciuta. Aggiungo che a volte nella fase di presonno capita di sentire delle voci o delle frasi o solo una parola e anche immagini. Beh, la cosa che vi voglio dire è: tutti noi siamo dotati di ogni possibile talento, compresa la chiaroveggenza, ma c'è sempre qualcosa che dice non la puoi manifestare a completo, perché questa prevede l'aver lavorato su certi aspetti di cui tu, singolo soggetto, hai paura. Ma questa paura, o meglio queste memorie, non sono sempre facili da capire, intuire e anche talvolta lavorare. Ma vediamo cosa frena la nostra, vostra chiaroveggenza subito dopo la sigla. Quando io, diciamo così, sapete che porto avanti un percorso privato, non di gruppo, di, diciamo così, addetto all'attivazione della chiaroveggenza. Beh, la prima sessione, perché ce n'è più di una, va a lavorare proprio su queste paure, quelle che noi quasi sempre nemmeno sappiamo di avere, oppure meglio, sappiamo di avere ma non conosciamo bene né la loro struttura né quanto queste ci stanno frenando. Quindi ritorno a ribadire: noi siamo tutti chiaroveggenti al 100%, ma qualcosa ci frena. La primissima cosa che limita la manifestazione del nostro talento della chiaroveggenza, ce lo insegna un po' la numerologia attraverso il 22, è la paura dell'abbandono. Ne abbiamo parlato in tantissimi video, ma dobbiamo ritornare a parlare di nuovo. La paura dell'abbandono perché? Beh, la paura dell'abbandono prevede, diciamo così, la manifestazione a tratti di un'assenza di respiro, simile alla morte. Mi spiego per benino. Torniamo a un esempio già fatto di recente di una bambina, ipotizziamo Francesca Annalisa, un ricordo che lei a livello cosciente non ha di quando aveva tipo 2 mesi. Teme di essere stata abbandonata, in realtà nessuno l'aveva abbandonata perché il papà, vi dicevo in un altro video, era nel giardino, la mamma, ipotesi, era andata a fare la spesa, si pensava che questa bambina stesse dormendo e invece lei, di 2-3 minuti di assenza dei genitori, per lei è un secolo. Sappiamo che i tempi sono molto, diciamo, sono visti in modo diverso in base all'età, insomma lei sembra che tutto vada contro, comincia a piangere, a singhiozzare, e quelle parti, diciamo, di lei, diciamo così, quell'assenza, meglio, di respiro che lei ha a tratti per il pianto singhiozzoso, simulano la morte. E già vi avevo detto in un video che quando parliamo di paura dell'abbandono ci stiamo molto avvicinando alla paura della morte. Cosa significa questo? Beh, è semplice: quando una persona sta per morire, o meglio quando è morta, ha smesso di respirare. Lo stiamo simulando. Più una persona ha vissuto queste paure, e chi se le ricorda più,
e anche le testimonianze dei genitori sono talvolta insufficienti, più diciamo ha toccato, ha sfiorato l'altra dimensione. E quindi ha una dote, ma che non sa di avere talvolta, quella di aver sperimentato più volte una dimensione che non è proprio quella terrena. Ma lei non l'ha vista l'altra dimensione, si dà per scontato, l'ha solo sfiorata. Questo averla sfiorata per più volte fa sì che lei o chi altri ha un piede in questa realtà, ma un altro piede in un'altra dimensione, ma non ha una chiarezza vera e propria. E cosa succede? Che nel momento in cui tu hai bisogno di una dote, di utilizzare una dote o desideri utilizzarla appieno, sai che quel piede nell'altra dimensione, che non è l'aldilà, è un qualcosa di poco definito, diciamo il mondo invisibile, è un po' come dire che stessimo parlando semplicemente del corpo sottile di una persona, di chakra o quant'altro, niente di tanto in là. Però dice, questo mondo invisibile io non l'ho conosciuto bene, quindi ho dei dubbi, questa è tutta la parte inconscia, e quindi io, se voglio attivare la chiaroveggenza, devo entrare in quel meccanismo, mi sfuggono i particolari, ovvio, e c'è un particolare però, che devo affrontare quelle paure, le devo cancellare. Perché? Perché io, per avere un piede, ripeto, nell'altra dimensione, nel mondo sottile, devo rimanerci in modo gioioso, felice, ma ci sono quelle memorie dell'abbandono che mi intralciano il traffico. Perché? Perché sono paure che il nostro corpo comunque ha registrato, e proprio perché le ha registrate sono da affrontare. Ma ovvio, la parte del nostro cervello che dice io voglio farti risparmiare tutte queste paure dice, facciamo così, non ti permettiamo di accedervi più di tanto, così la paura scompare, non sei costretta a lavorarla. E da lì il talento esiste, ma non si può manifestare appieno, a meno che non si fa un grande lavorone sulle paure dell'abbandono. Ma un altro particolare importante che voglio spiegare a Francesca, ma un po' a tutti, sono le paure di quando un genitore minacciò l'altro, per fare un esempio, di andarsene. Ci sono state tante occasioni, solo che a noi ci sfuggono i ricordi, sono lontani, i nostri genitori magari ad ammetterlo lo ammettono fino a un certo punto, e poi comunque eri talmente tanto piccola, piccolo, che queste cose ti sfuggono nei particolari. E poi sono paure, le paure cerchiamo sempre di schivarle, il nostro inconscio cerca di tutelarci e di dire lasciamole da parte, non affrontiamole. E da lì il mondo che si oscura, nel senso che non si può vedere tutto, nel senso che quelle immagini sono accantonate in un angoletto dove è meglio non guardarle. Situazioni del tipo il padre che litiga con la mamma e dice me ne vado da questa casa, ormai non ne posso più, e via dicendo. Questo va a stimolare dentro al soggetto in età da bambina una ricerca di mantenere comunque unita la triade papà, mamma e in questo caso Francesca, parlando di Francesca, ma possiamo parlare di chiunque, di tutti noi tra l'altro. Perché? Perché esiste un istinto di base che è quello, si chiama lotta per la sopravvivenza, e una bambina, ma anche poi in età adulta, sa di poter sopravvivere solo se la triade è compatta, se tutti e tre gli elementi, padre, madre e figlia, sono presenti. Se manca il padre, manca la sopravvivenza, mi rifaccio all'inconscio collettivo che prevede che il padre porti a casa cacciagione un'epoca, oggi il denaro, tale da permettere a mia madre di plasmare il tutto, gli alimenti, l'amore, vi dicendo, e quindi permettermi di sopravvivere. Senza questa unione della triade non si può arrivare alla sopravvivenza. Cosa succede? Che lei, Francesca in questo caso, temendo, magari lei non ha assistito niente di tutto questo, si fa per fare l'esempio, temendo questo distacco, ma che poi magari era solo un capriccio del padre per attirare l'attenzione della madre, milioni di combinazioni, temendo che ciò veramente si manifestasse, perché per lei poteva diventare una vera e propria realtà, vista la paura e l'ansia che i genitori manifestavano, dice, io comunque preparerò il mio cervello
proprio per la sopravvivenza, a dire che lui è qui anche se distante, e quindi crea una forma a livello di orecchie, questo è più che per la chiaroveggenza, è per la chiarudienza, tale da poterlo sentire anche se sta a 10 km di distanza. A quel punto la triade, anche se sono divisi, è comunque compatta per assurdo, per assurdo. A questo punto è come il cieco che sviluppa tanto l'udito e riesce persino a sentire il rimbalzo del suono sugli oggetti. Più o meno la filosofia è la stessa. Cosa succede? Che si sviluppano dei sensi a livello sottile tali da permettere l'attivazione della chiaroveggenza, in questo caso anche della chiarudienza, e a quel punto negli anni può avere questa dote, questa grande percezione, ma non la può manifestare. Perché? Perché deve affrontare quella separazione che tanto temeva da bambina. Quindi di nuovo il talento c'è, ma è limitato, ma non se ne rende conto nessuno. Poi c'è un'altra cosa da dire, ve lo ricorderete il famoso babau? Ecco, da noi si è usato tantissimo per i bambini, perché non c'era altro modo per farli stare a letto, per un tempo erano tanti e le madri impazzivano, anche i padri impazzivano, dicevano vai sul letto, rimani lì perché sappi che poi c'è il babau. Chiamalo babau, chiamalo qualcuno di invisibile che ti prende, ti fa chissà che cosa, sta di fatto che è rimasto nell'inconscio collettivo. Ma non è solo questo, è rimasto nell'inconscio, ipotizziamo, di Francesca. E siccome parliamo di un'entità invisibile, comunque manifesta una potenziale paura in lei, che può diventare, che cosa? Un limite. Perché? Perché il mondo invisibile è pericoloso, da come me lo hanno presentato è pericoloso. Quindi qualsiasi entità che mi si può presentare potrebbe, se è il babau, visto che il ricordo al 100% non c'è perché ero bambina piccola, ma il mio cervello comunque ha registrato ogni particolare, ebbene il mondo invisibile non mi è amico, è meglio che io non mi addentri tanto. Tutto questo, ripeto, come tutti gli altri passaggi, sono cose che la mente non va a riconoscere appieno, perché sono ricordi lontani e in periodi in cui le cose non rimanevano impresse. Chi si ricorda nei minimi dettagli ciò che accade dal momento della nascita ai 10 anni? È raro, ci si ricorda qualche episodio, ma non nei dettagli, e già tanto se ci ricordiamo quello che accadde ieri, immaginiamoci i primi 10 anni. Bene, penso di aver risposto a Francesca dicendo: Francesca, hai grandi doti, ma ci sono degli elementi che ti limitano, come limitano tutti. Va detta una cosa, si può fare un percorso, a parte io il percorso di attivazione della chiaroveggenza, siamo stracolmi di persone, quindi se qualcuno è interessato sapete che potete anche voi far parte di questo. Non era mia assoluta intenzione quella di sponsorizzare il mio percorso, anche perché di lavoro ne ho finché voglio, grazie a Dio. Però ecco, esistono delle modalità per cancellare quelle memorie specifiche senza dover ripassare come tema l'inconscio nel dolore. Bene, io vi invito a mettere come al solito un bel like a questo video, e per chi ancora non lo ha fatto, come dico sempre, iscrivetevi al mio canale su YouTube cliccando però la campanellina, così vi ricorda quando siamo il lunedì alle 21 Fabio in live, ti arriva l'iconcina sul cellulare, dove vuoi tu, e siamo in live e ci vediamo insomma assieme. Se invece non clicchi sulla campanellina non ti arriva niente. Dopodiché vi ricordo che per chi mi segue qui sopra da Facebook in descrizione e qui sotto da YouTube ci sono 4 link. Il primissimo in ordine vi permette di accedere alla pagina del mio sito dedicata agli incontri individuali. Compilando il primo modulo, la mia responsabile vi manderà tutte le informazioni per poter fissare eventualmente una sessione di sblocco, viene chiamata, nei vari ambiti della vita, sentimentale, lavorativo, economico, quello che vuoi tu, rapporto con gli altri, con i figli, cose che magari ce li hai davanti agli occhi ma non ci arrivi perché non conosci nei dettagli certi meccanismi che, mi permetto di dire, conosco da anni. Il secondo modulo invece è proprio quello per l'attivazione della chiaroveggenza, dove è prevista almeno una sessione di sblocco. Ci sono 2 mesi abbondanti di attesa, ma chi vuole insomma cambiare se stesso, la propria vita, attende anche di più, lo sappiamo.
secondo link il mio libro Alaisha, che sta piacendo tantissimo, è pieno di bellissime recensioni, tutte 5 stelle su Amazon, ciò mi gratifica molto. Avete un link, andate al mio sito, vi leggete un po' il riassunto del libro e da lì c'è il link per andare ad Amazon e poter fare l'acquisto. Terzo link, i miei videocorsi. Sono seminari completi, c'è il corso di lettura della matrice, dove si parla di simbologia, tutto quello che ho approfondito in parte durante alcune live e durante parecchi video. Secondo videocorso invece, corso di numerologia e DNA, viene chiamato così. Ci sono le dispense, tra l'altro stampabili, poi sono questi file, è facilissimo accedervi sia dal computer che dal tablet che dal cellulare, cliccando sulla mia email che vi arriva sul tastino azzurro e parte tutto in automatico, di una semplicità estrema. Potete fare l'acquisto adesso e vederli anche più avanti e potete straguardarveli milioni di volte. Sono file condivisi, un po' come YouTube. Dopodiché c'è il quarto link, che è quello dove potete farmi, come Francesca Annalisa, la vostra domanda. Io cercherò o di rispondervi sinteticamente per iscritto, oppure vi dedico un video se lo ritengo opportuno, o ne parlo in live, insomma in qualche maniera una risposta vi arriva. E c'è un calendario in questa pagina e sotto appunto la possibilità di commentare. Vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzak.net.